Cari amici, buongiorno. Oggi è il 29 di aprile, sono le 6 e un quarto, mezzanotte e un quarto con l'Italia. Andiamo a fare un'analisi sulle nostre candele daily. Partiamo con il calendario, un calendario che, attenzione, oggi presenta, come potete vedere qua, 29.04, i tassi di interesse della banca della Federal Reserve. Sicuramente stamattina sarà tutto tranquillo fino all'uscita dei dati. Vedete che adesso abbiamo alle fra 28 minuti la variazione del livello di occupazione trimestrale della Nuova Zelanda, che è un dato positivo. Poi abbiamo l'IPC trimestrale, che è anche questo un dato negativo sul dollaro australiano. E poi vediamo che nel pomeriggio dobbiamo aspettare le 14.30 per vedere il PIL trimestrale, che è negativo. Poi abbiamo i contratti pendenti di vendita di abitazione, le scorte di petrolio, attenzione a questo dato molto importante. E poi vedete che terminiamo con le decisioni della FOMC, decisioni sul tasso di interesse che dovrebbe rimanere invariato, e la conferenza stampa della FOMC. Partiamo con il nostro, come si chiama, con i nostri grafici. Euro-dollaro, ieri vedete che ha cercato di salire, è andato a prendere 1,8, quasi di 1,09. Vedete che si è fermato. Vedete come questa trend line, supporto dinamico, resistenza dinamica, in questo caso resistenza, ha fatto il prezzo ha rimbalzato, ha fatto questa pin bar. Attenzione, qui vedete che abbiamo una laterale, il TSI. Adesso è inutile entrare, qui siamo in una fase di attesa, perché oggi e domani, con i tassi di interesse America e BCE, meglio lasciar perdere il nostro l'euro-dollaro e non fare niente. Sulla sterlina, la sterlina vedete che ieri ha tentato anche lei, vedete come la media a 55, la rossa, vedete come ha respinto il prezzo. Vedete che siamo ancora qua in una fase, anche qui questo supporto dinamico sta tenendo. Vedete che solo tre, ha fatto 1, 2, 3, qui quasi 4 minimi crescenti. Però metto attenzione su qui nel parallelo, vedete che qui abbiamo anche qui stabile. Però metto, non c'è niente da fare sul nostro sterlina. Guardate adesso dove abbiamo fatto ieri. Vedete, vi ricordate che ieri avevo detto che se doveva rompere i 107 poteva andare short. Vedete che io sono entrato, vedete che c'è la freccia verde, sono in attivo, ma di poco, sono in vicino. Vedete che ha fatto un minimo a 107, a 106.500. Vedete che per il momento il trend rimane ancora al ribasso. Vediamo se andrà a prendere questo 106 o anche i 104. Per il momento lascio il mio, come si chiama, la mia operazione in aperta. Vedete che anche il TSI, come potete vedere, segnala ribasso. Staremo a vedere. Scusate che vado prima a prendere il dollaro canadese, che lui invece, vedete che ieri ha rotto questo supporto dinamico, però dopo è rimbalzato il prezzo. Attenzione, siamo in un G3, vedete che qui c'è questo incrocio, però starei attento, perché se dovesse romperlo, allora potrebbe continuare la sua discesa. Per è un G3 che sta andando non al rialzo. Probabilmente aspetterei prima di aprire posizioni, soprattutto che anche il TSI, vedete che qui sembra voler andare short. Staremo a vedere se romperà questi minimi qua. Vedete qui a 100, 1,38, possiamo dire che questo sì, 1,38 500. Allora, se rompe questo 1,38 500, allora potrebbe continuare la sua discesa. L'Australian dollaro, attenzione, adesso ci sono dei dati anche sull'Australian dollaro. Vedete che l'Australian dollaro, attenzione, eccolo qua, continua la sua salita. Se siamo ieri ha fatto 64, quasi 65. Però metto anche qui, il trend rimane ancora, adesso sta continuando la sua salita. Potrebbe andare a prendere questa media 144, però dopo dovrà chiudere, perché ormai siamo anche qui in chiusura di ciclo. Vedete che se contiamo le candele, siamo già alla 28esima, a meno che avrebbe chiuso qua. Però per il momento stiamo a vedere. Sullo stadio d'oro non faccio niente. Dollaro messicano al momento, vedete, eccolo qua, anche qui siamo in un G2 che adesso sta per chiudere. Per il momento anche qui vediamo se andrà a prendere questa, come si chiama, qui questo 23,
quindi la media 50 e 55. Questo potrebbe essere il target, vediamo se rompe questi 23.000, potrebbe continuare la sua discesa. Per il momento non tocchiamo niente. Andiamo a vedere le cripto come si stanno comportando. Le cripto, vedete che siamo sempre al rialzo, vedete, sta continuando, siamo a 197, vedete che l'Ethereum qua, controlliamo quanti sono, 25, 33, vedete che siamo ancora al rialzo. Per il momento aspetterei prima di entrare al mercato, vedere se chiude il ciclo. Per il momento non facciamo niente e aspettiamo. Bitcoin, eccolo qua, Bitcoin, che anche lui continua al rialzo, però vedete che è salito di poco. Per il momento c'è la media, attenzione a questa media, 144, che sta facendo da resistenza. Qui per il momento aspetterei prima di entrare a mercato. Poi andiamo a vedere US dollaro. US dollaro, che lui al momento continua la sua discesa, vedete che è andato a prendere questo 12,47, il prezzo ha rimbalzato su questa forza di resistenza che io avevo messo, questo supporto o resistenza che l'ho messo in giallo. Per il momento staremo a vedere, se dovesse rompere allora potrebbe andare a prendere i 12,41. Il gold, io ieri sono entrato short, a un certo momento ero in profitto, poi dopo è tornato al rialzo, vedete. Per il momento qui, se dovesse rompere i 1691, allora potrebbe continuare la sua discesa e anche andare a prendere i 1650. Per il momento non facciamo niente, aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi il petrolio che lui continua sempre la sua negatività, probabilmente siamo sempre short, nel senso sempre short il trend. Vedete che ieri ha preso i 10, per il momento continua ancora la sua discesa. Permetto anche qui col TSI come adesso non si fa niente, c'è troppa incertezza. Poi il Dow Jones che al momento, anche qui ieri, vedete, io sono andato a prendere i massimi, hanno poi ho chiuso in profitto, però vedete che non riesce a superare questi 24.550, vedete che è ritornato al ribasso formando una pin bar. Poi il DAX, anche lui al momento, vedete com'è, ha toccato la media 50-55, siamo ormai, dovrà chiudere il ciclo, perché vedete che questo è un G1, vedete che qua siamo alla 26esima e anche qui per il momento non facciamo niente. Nikkei, vedete che ha tentato ieri al rialzo, vedete che è andato a prendere questa media 50, per il momento anche qui dovrà chiudere il G1. Poi andiamo a vedere la soia che attualmente negativa, 825, ieri ha fatto tentato di salire, per il momento anche qui siamo in un G4, non facciamo niente, attenzione G4, che questo, vedete qua, 26, anzi questo potrebbe essere ancora un G3, staremo a vedere, per il momento aspettiamo, non facciamo niente. Il gas che ieri è tentato, è andato sopra, dopo mesi ha superato i 2, vedete, eccolo qua che è andato a prendere i 2, la media 144, però ha fatto da supporto, da resistenza, scusate. Per il momento qui starei attento prima di entrare al mercato, se dovesse rompere i massimi allora potrebbe continuare la sua salita. Il copper, lui, vedete che il copper invece negativo, probabilmente anche qui dovrà chiudere il ciclo. Probabilmente è tutto. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e buonanotte, e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.